Allora, mi facevano giustamente notare che fino adesso la parte che si è detta ha poco a che vedere col turismo, per chi di voi si occupa soprattutto di turismo. Da adesso in poi dovrebbe essere anche invece un pochino più utile per chi si occupa di turismo, nel senso che quello che vediamo adesso è la parte strumentale e gli strumenti di conoscenza, diciamo, da qui in poi fino alla fine della lezione di Luisella Carnelli, nel senso che adesso vi faccio una panoramica degli strumenti che si possono utilizzare. Domani facciamo un pochino più a fondo su una serie di casi e poi al pomeriggio facciamo proprio un'esercitazione su come fare le domande, a chi fare le domande, come strutturarle, come analizzarle, cosa farsene. Quindi utilizzo delle informazioni necessarie che è un po' sostanzialmente metodologia della ricerca sociale, quindi sono strumenti di derivazione sociologica utilizzati nel marketing che si usano per capire come comportarsi con il pubblico. Il che, avendo un utente, vale anche ovviamente per chi opera più sul fronte turismo, senza, diciamo, con implicazioni che hanno a che vedere, ma possono anche avere poco a che vedere con la parte culturale che abbiamo visto sinora. Ora, la prima cosa è che in generale l'analisi si può fare su due grandi famiglie. Uno è sui nostri utenti, quindi di fatto su chi sono i nostri clienti, i nostri fruitori, i nostri visitatori, quelli che usano i nostri spazi, vengono ai nostri festival piuttosto che comprano i nostri servizi turistici. L'altra è invece l'ascolto del territorio, che ha un altro, che riguarda un'altra famiglia di bisogni che noi possiamo ascoltare per trovare delle soluzioni, dei prodotti, dei servizi che vadano più incontro, o delle progettazioni che vadano più incontro ai bisogni del territorio. Quando tempo fa abbiamo fatto un seminario, qualche anno fa, con la responsabile Digital Strategy del Brooklyn Museum e lei ci diceva, le abbiamo chiesto, sì, ho capito, noi, tu fai delle cose meravigliose, ma noi non abbiamo i soldi. Mediamente qui non abbiamo risorse per fare ricerca, per fare progetti, per fare cose. Ogni volta bisogna rubarli a qualche altra attività, che sono banalmente stampare le brochure, fare le uscite, cioè quelle cose lì. E lei diceva, qualunque cosa facciate prima di farla, anche se non farete altro, ascoltare, 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 che è assolutamente un mantra che va assunto, perché qualunque cosa sia, senza sentire, senza sapere e mettersi in ascolto delle persone, non si può fare niente. Quindi non è detto che tu li usi subito, quei dati, non è detto che tu abbia subito le risorse per poter mettere in atto delle soluzioni rispetto ai problemi che rilevi nel momento in cui fai delle analisi. Ciò non di meno lo devi fare, tanto da lì parti. Sicuramente non farai mai niente senza aver fatto quel passaggio. Ora, le tecniche di indagine sul pubblico sono diverse, però diciamo che le famiglie sono due. Una è la grande famiglia delle survey, che servono a tutte queste cose qua, definire il profilo, valutare il sistema di offerta e la customer satisfaction, proprio in una logica di marketing, uno strumento che nel marketing dovreste avere perlomeno incrociato, se non approfondito. Fornire basi per la segmentazione di marketing, eccetera. In qualche modo è rispetto a un tema che non conoscete e che volete in qualche modo esplorare. La seconda famiglia è. Scusate, questo nell'audience development vi servono soprattutto quelle tre cose lì che si sottolineava. La seconda famiglia è quella dell'evaluation, e cioè puoi anche usare le stesse metodologie, le stesse tecniche, a volte lo strumento coincide, però lo usi per una cosa molto diversa, e cioè per valutare una cosa che hai fatto, un progetto, un allestimento, un servizio, un'attività. In qualche modo fai una cosa diversa, non esplori? Cioè non fai un sondaggio esplorativo rispetto a come funzionano le cose che ti possa orientare, ma verifichi che una cosa abbia funzionato o no, e se dove, e se no dove. Quindi questo è sempre con propositi di miglioramento. Si parla di front-end evaluation, formative o summative, a seconda del momento in cui viene fatta. Cioè prima,
Per esempio, se io voglio fare un certo tipo, se voglio offrire un certo tipo di servizio, un certo tipo di prodotto, un certo tipo di attività, la front-end evaluation è quello che avete fatto al museo, cioè avete fatto prima una valutazione con le persone che sarebbero poi stati anche i fruitori di quel posto, di come avrebbero raccontato quello spazio. Fossi in voi come fareste? Quindi facciamo un tipo di valutazione rispetto alla mia idea di come avrei fatto, l'utente mi dice come lo vuole. Sì. Chiedevano che tipo di servizi vorreste e quanto sareste disposti a pagare. Tramite questi sondaggi sono riusciti a stabilire due costi differenti in due distinte aree del parco. Nell'area, diciamo, più popolare, un costo irrisorio, in quella invece centrale, più importante, più distante dall'inizio, un costo molto più alto, fino a 5 euro, mi sembra. E in questa maniera comunque sono riusciti a rispondere alle esigenze dei visitatori locali, selezionando tra l'altro, relazionando quindi anche ottimo, molto centratissimo della front-end. Anche perché in questo caso può essere usata a tutti i livelli, cioè appunto sia per stabilire i prezzi piuttosto che i servizi che le persone sarebbero disposte a pagare o meno e quanto sarebbero disposte a pagarli. Così hanno fatto una cosa, hanno speso pochino per fare una survey prima, in qualche modo, cioè si sono fatti il loro sondaggio prima, e hanno ottenuto di non rischiare dopo. Probabilmente questa cosa ha portato. L'era, diciamo, Però dal momento della che summative evaluation, è no? il Che costo problema, hanno a ma fare? magari la summative evaluation, ma magari, ma neanche quella, magari. Perché il problema è che nel momento in cui tu sei un operatore turistico e stai facendo un servizio, hai molto chiaro da prima che tu stai svolgendo un servizio. Mentre chi opera in cultura rispetto a chi opera nel turismo non lo sa che sta facendo un servizio, a volte lo sa, a volte no. E questa differenza è sostanziale. Per cui, così come appunto la cultura scientifica si preoccupa meno dell'oggetto, in qualche modo la cultura turistica invece è totalmente centrata sul servizio perché non esiste se non c'è un utente, mentre il museo esiste comunque e questa cosa cambia parecchio. Cioè, questa in realtà è vero che da un certo punto di vista l'operatore turistico culturale ha molto a che vedere, però parla anche di due mondi molto diversi a seconda della parte in cui li vedi, perché sta parlando di una roba che sa di esistere solo per le persone, chi opera in cultura anche no. Quindi questa è una differenza non da poco, anche rispetto a quello che ci siamo detti prima, ovviamente, per chi opera in quell'ambito. La formative evaluation ti permette di correggere le robe in corsa, cioè invece di aver fatto la front-end, metti fuori tutto il parcheggio a 5 euro e fai un sondaggio per capire la gente cosa dice, dove dice, a metà. E correggi in corsa perché tu sai che devi fare un parcheggio, sai che lo vuoi fare a pagamento, pensi che comunque ci voglia quella cifra lì perché ti hanno chiesto un tot di ritorno, quindi nelle proiezioni di bilancio tu ti sei messo un tot entrata in base ai visitatori che immaginavi sarebbero arrivati, però per capire se la stai facendo giusta, a quelli che arrivano con la loro macchina e pagano, gli dai quel foglietto in cui gli dici, dimmi, con tutti quelli che entrano, quanto saresti disposto a pagare, perché se gli chiedi troppo caro, tutti ti dicono sempre troppo caro. Qual è secondo te il prezzo giusto invece? Rientra in un tipo di famiglia di valutazione anche di impatto economico che si fa così, per capire l'impatto economico anche di attività culturali, anche proprio di attività strettamente ed esclusivamente culturali, tu gli chiedi quanto saresti disposto a pagare per questa cosa se non fosse gratis? Oppure quanto vorresti per rinunciare, quanti soldi vorresti per rinunciare al libero accesso a queste robe qua? Cioè, quanto ti dovrebbero pagare perché tu rinunciassi a questo modo di far proiettare alle persone il valore che loro attribuiscono? La summative viene dopo le cose fatte veramente bene, cioè le mostre fatte veramente bene, fanno presente tutte e tre le cose. Prima per capire che contenuti usare, la formative dopo che hai fatto la tua inaugurazione per capire se stai facendo la cosa giusta, se hai messo i pannelli nei posti giusti, senza aver bisogno, ma anche in un percorso naturalistico. Senza aver bisogno di
di capirlo solo con cose molto più complicate, perché osservare il comportamento delle persone all'interno di un parco o aspettare i dati di fatturato dei tre bar che ci sono e del parcheggio per 3 mesi e fare una proiezione è troppo tempo, e invece farlo prima, quelle informazioni ce le hai subito, te le danno direttamente alle persone e tu sai dove stai sbagliando. Allora, quello che faremo domani è il questionario, per cui adesso passo veloce perché domani poi lo vediamo più tecnicamente. Gli errori che si possono fare facendo un questionario sono tantissimi, tantissimi proprio. E di solito si fanno spesso, quasi tutti, a seconda però. Sì, se ne fanno tanti nella formulazione delle domande, se ne fanno tanti nel piano di campionamento, quindi di individuare un campione significativo, utilizzarlo al meglio, distribuire nel tempo un piano di campionamento sensato, eccetera. Perché se quella roba sul parcheggio tu la fai soltanto nei weekend d'estate, hai solo la disponibilità a pagare del turista di lunga percorrenza. Il turista locale, tu quella roba lì, quell'informazione non ce l'hai. Che magari uno che viene dalla Toscana è normale pagare i parcheggi, qua uno ti dice, oh, pagare il parcheggio, ma non esiste, a casa mia nessuno paga il parcheggio. E anche questa roba qua, se tu stratifichi male, campioni male, non la puoi sapere, semplicemente. Oppure, peggio ancora, saprai una cosa a cui darai un valore di oggettività che non ha, perché in realtà non è significativo. Quindi l'importanza di fare delle cose in termini metodologicamente corretti, a seconda di quello che ti serve, chiedere le cose giuste, solo quelle e non di più, perché sennò è inutile che massacri la gente chiedendo cose inutili. E tutto quanto è una roba che bisogna fare bene. Allora, domani a questo punto penso che faremo un'esercitazione su area turismo e uno area cultura, proviamo a farne magari anche di più, nel senso che se riusciamo a fare 4 gruppi, se siete più o meno numerosi così è meglio ancora, così ognuno fa un questionario sulla base dei suoi fabbisogni che ha magari nella sua, simulando quello che ha così, e poi dopo li vediamo insieme per vedere tutti gli errori dove stanno, così ci si fa un po' di ossa su questa roba qua. Poi le cose sono piuttosto semplici e anche piuttosto banali, però farle e saperle, avercele presenti non lo è mai, perché noi lo vediamo continuamente, ne facciamo centinaia, ne vediamo tantissimi, ne valutiamo altrettanti. A me non succede quasi mai, anzi non mi è mai successo di poter utilizzare i dati raccolti da qualcun altro. C'è sempre qualcosa di sporco, metà li butti, per qualche motivo metà li butti. Perché c'è troppo rumore, come lo chiamano i sociologi, perché raccogli robe che non servono. E quindi imparare a fare le domande giuste, con la formulazione giusta, nei modi giusti, vale un'esercitazione. Diciamo che questo poi lo vediamo domani mattina, così ce l'avete fresco per fare poi l'esercitazione. In generale, diciamo, le metodologie, si possono utilizzare 2 approcci nella ricerca sociale, che è quella che serve per capire comportamenti e attitudini delle persone, opinioni. Sono 2 grandi famiglie, quelle standard e quelle non standard, quelle che vengono chiamate quantitative e qualitative, non in modo non appropriato, è corretto chiamarle standard e non standard, però insomma ci intendiamo più o meno. Di queste 2 grandi famiglie, le tecniche standard per lo più sono i questionari, che possono essere strutturati in qualche modo o semistrutturati, e possono essere sondaggi o inchieste, possono essere fatti in molti modi, cioè possono essere cartacei, possono essere telefonici, possono essere via web, molto più comodi perché risparmia un sacco di soldi di imputazione, un sacco di errori, però becchi dove becchi. Possono essere autosomministrati, nel senso che chiedi alle persone di, possono essere costruite con campioni probabilistici o non probabilistici, insomma hanno una serie di variabili, però hanno la caratteristica comune di aver bisogno di un certo numero minimo di persone che ti rispondono, di avere risposte standardizzabili, quindi inseribili in una matrice e computabili in termini statistici, contate né più né meno, anche se magari non sono solo maschio o femmina, voglio dire, possono essere raccolte in questo modo anche informazioni che hanno una coloritura qualitativa di un certo peso, però comunque lo strumento è quello lì. Nelle tecniche non standard, che sono tutte quelle che vi servono invece per i non utenti,
quindi non visitatori, non, non turisti, non quelli che beccate, ma per esplorare i mondi che non avete a disposizione sotto le vostre mani, quelle di solito sono più quelle non standard, ahimè. Cioè potete anche fare una bella telefonica su tutto il territorio italiano, ma vi costa come nessun operatore turistico avrà mai i fondi per fare, quindi non si può. E nelle tecniche qualitative o non standard, in realtà ci sono diverse altre famiglie di strumenti. Sono le interviste, normalmente, semistrutturate, quindi non strutturate ma semistrutturate, che possono avere un grado diverso di libertà, possono essere tutte aperte, un po' no, cioè a seconda di come le fai, fatte vis-à-vis, fatte telefoniche, fatte in modi diversi, ma comunque interviste che hanno la caratteristica di beccare una persona solo alla volta, di dedicarle del tempo, richiedono un ricercatore che stia lì, o comunque in un ascolto minimamente formato, una struttura comunque metodologicamente corretta, più faticosi da analizzare, perché poi dopo la restituzione è qualitativa e quindi devi lavorarci un pochino di più. Esistono poi interviste collettive, nella famiglia delle interviste collettive il più noto è il focus group, che è molto utilizzato in marketing, che in Italia, poi voglio dire, da Forza Italia in poi è stato molto molto usato. Quel caso lì è il caso di un partito che ha scelto un nome e un colore attraverso una serie di focus group come quelli che della Nike, né più né meno, per dirvi come funziona bene, se lo fai bene è tosto. E che ha una serie di complicazioni che adesso vediamo, che però è molto utile per ricostruire tutto quel tipo di informazioni che in un questionario non avrai mai. E soprattutto per esplorare fasce di pubblico e di utenza che non ti frequentano e che tu non conosci e che hai bisogno di conoscere meglio. Adesso passo oltre sul questionario, così domani ve la facciamo, lo facciamo a caldo, quando siete più vicini alla... Sulle tecniche qualitative vi parlo un pochino di più del focus group perché è abbastanza interessante se ben utilizzato e perché sta molto bene nelle cose a metà tra il mercato e il non a mercato, cioè cultura e servizi turistici tipicamente, ci sta molto bene. Perché può essere anche in cultura utilizzato anche per la programmazione in modo anche proficuo, soprattutto per l'esplorazione dei non pubblici, di fasce di non pubblico. Di fatto è un'intervista collettiva, è una discussione in cui tot persone, tipicamente da 6 a 8, stanno sedute intorno a un tavolo con un moderatore che fa delle domande e incentiva la discussione su queste, sulle domande che fa. Di solito non serve da solo, cioè siccome non ha la cosiddetta validità esterna, mentre un questionario, se fatto bene, può avere significatività statistica, quindi se anche voi avete 10.000 turisti che vi vanno, che vi fanno le scorribande sul territorio, quali che siano, nel momento in cui costruite un campione significativo, i 500 che ascoltate vi dicono con una ragionevolissima margine di certezza che le informazioni che avete sono corrette, esistono dei criteri che poi domani vediamo, però sono l'intervallo di confidenza, il margine di confidenza, cioè sono delle, diciamo delle cose che venendo dalla statistica vanno prese come un atto di fede per chi non è uno scienziato come me, però uno le prende così com'è e sa che su un universo di tot, se prende tot, rappresentativo, ci stiamo. Al 95% sto dicendo una cosa giusta e quindi è molto utile per avere informazioni di quel genere, che sono informazioni generalizzabili. Nel caso delle tecniche qualitative, questa roba non ce l'abbiamo. Cioè, se voi intervistate un gruppo di 8 persone, quello che vi dicono quelle 8 persone... dal punto di vista scientifico, vale solo per quelle 8 persone. Certo, se fate 4 focus group e vengono fuori più o meno sempre le stesse cose, avete la ragionevole certezza che quello che viene fuori corrisponde a qualcosa di utile per voi e di utilizzabile. Tanto più che di solito le tecniche qualitative non si usano da sole. Mai. Si dovrebbero usare sempre insieme a tecniche standard che hanno un altro tipo di fondatezza e che vi consentono di fare scelte. Una cosa utile dei focus group, per esempio, io ne ho fatti parecchi,
uno dei più interessanti per target tipo era appunto sugli adolescenti. Adolescenti e musei. Perché non vi piace il museo? Se glielo chiedi così, uno ti ride in faccia e ti dice, boh, perché dovrebbe, esatto, ma perché dovrebbe? Quindi, se tu costruisci bene le domande, li metti tutti insieme, li fai parlare tra di loro, quello che riesci a scoprire dopo una serie di focus group è che in realtà hanno un atteggiamento molto ambivalente, composito, che hanno un certo rifiuto per l'apprendimento formale, ci sono degli agganci possibili perché le cose che gli sono piaciute, che vengono fuori da uno o dall'altro, generano dei consensi, per cui tu capisci che su quel tema c'è da lavorare, ok? C'è qualcosa di significativo per quel target a cui interessa, per cui io potrei essere interessante, su cosa mi aggancio, a cosa mi aggancio? Al bisogno di identità, di scambio, di riconoscimento sociale, cioè tutti elementi che ti aiutano poi a progettare delle cose per quel target in modo funzionale. E quindi serve molto, un po' per avvalorare delle ipotesi, ma anche molto per esplorare quello che non hanno fatto quando hanno fatto la campagna di comunicazione sullo sballo, anche solo per il linguaggio utilizzato, nel senso che in qualche modo ti aiuta a costruire. Una roba che troverete spesso quelli che fanno i focus group e vi dicono la percentuale di quelli che hanno detto le cose, il tot per cento dei partecipanti era d'accordo con, che sono cose gravissime e che vi fanno subito capire che non state avendo a che fare con gente seria. Siccome per fortuna le università hanno tanti bei dipartimenti di sociologia con gente che sta roba la fa di mestiere, appoggiatevi a loro, cioè non c'è bisogno di andare dalla società di consulenza cialtrona che si inventa che sono capaci di fare chissà che cosa e poi vi dicono che il 30% di 8 persone ha detto che quella cosa era vera. E questo succede, cioè nei report che si leggono succede, non è fantasia. Quindi quando uno deve fare una ricerca e non ha gli strumenti perché magari è un operatore turistico, quindi un operatore commerciale, o perché magari è un operatore culturale e quindi non è tenuto a sapere queste cose, le fa insieme all'università. C'è una bella facoltà con un dipartimento, con un sacco di gente che si deve laureare, che non vede l'ora di andarci ai sociologi. Ti sbavano dietro se gli dai un posto dove andare a fare ricerca, capito? Perché è il loro pane. Quindi questa roba qua è importante per tutti, in una logica di scambio significa poter disporre di dati corretti, interessanti, misurati su quello che tu volevi e di cui tu avevi bisogno per la tua progettazione, per la tua attività, per quale che sia, per le tue scelte, gratis. Quando mai? Quindi questa roba si può fare con costi estremamente contenuti e si può fare anche in modo utile per tutti, no? Che tra l'altro esce anche così dalla logica dello sfruttamento del tirocinante, perché è una roba su, un apprendimento sul campo di cui loro hanno davvero bisogno, quindi si impara. Però conoscere questi strumenti, anche se non si è sociologi, è fondamentale per degli operatori che hanno a che fare con il pubblico, sempre, perché voi dovete sapere cosa chiedete, dovete sapere cosa potete chiedere, cosa non potete chiedere, perché dall'altra parte ci può essere uno intelligente, ma a volte anche non troppo, ci può anche essere uno che magari anche solo per inesperienza un po' le sbaglia queste cose. E quindi quello che a voi può essere utile, dovete saperlo. Una specie di manuale di autodifesa dell'operatore culturale. Anche il fatto che hai i limiti del focus, così come di altre tecniche qualitative, poi c'è l'osservazione di derivazione etnografica, poi ci sono le interviste, poi insomma ci sono i mystery shop del marketing, in cui uno fa finta, c'è il cliente finto che segue un protocollo e va a visitare le robe per capire come funziona, che nel turismo sono utilissimi, perché di solito lì proprio capisci cosa non va, lo capisci quasi sempre col mystery shopper. Queste tecniche qua vanno però sempre integrate ad altre, quindi anche solo sapere questo significa che se pigliate un tirocinante che fa le interviste ce ne deve essere un altro che fa i questionari, o voi siete diventati così bravi che ve li fate voi ma li pensate insieme in modo che siano complementari e diano dei risultati spendibili. Il mystery shopper sapete cos'è? L'avete incrociato? Tecnica del marketing molto carina che serve per capire la qualità del servizio. Né più né meno, cioè c'è un protocollo che si istituisce di domande o azioni che una persona che non conosce quel posto viene spedita lì a fare, tipo
non so, apro una nuova sede per un centro d'accoglienza di qualche genere o qualunque cosa. I bagni sono puliti, è facile arrivare, allora c'è tutto il pre. È facile trovare informazioni su internet, quando le trovo è il sito è navigabile, quando ho un problema e telefono mi rispondono subito e mi risolvono il problema. Quando non mi sanno risolvere il problema si sbattono con atteggiamento proattivo per cercarmi una soluzione alternativa. Poi quando ben sono lì, le informazioni sono accessibili, se c'ho un puoi fare un mister visto, per esempio protocollo per le famiglie, quindi tutte le famiglie con bambini che viaggiano, cioè devo, le facility per le famiglie con bambini sono molto specifiche, quindi il punto di vista di uno con bambini, uno che non cammina, uno che non ci vede o uno che si è fatto 200 km in macchina per arrivare lì, sono tutti punti di vista tagliati che a te possono interessare. Quello va lì e verifica dal prima al durante al dopo quanto nei nodi critici, che sono quelli con cui le persone valutano le loro esperienze, quali che siano, la struttura è stata capace di rispondere o meno. Tu puoi fare anche un questionario e chiedere alle persone cosa vuoi e cosa non vuoi, ma è anche molto più costoso. Pigli 10 ragazzi, gli dai un protocollo ben fatto in cui loro devono checkare le cose, gli fai fare delle mystery visitor e questi ti fanno un bel reportino in cui ti dicono: qua, 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 qua funziona tutto, qua c'è un problema, lì non c'è il fasciatoio, là non è aperto, l'informazione su internet non l'ho trovata, quando ben sono arrivato non c'era il parcheggio, oppure c'era ma costava un botto, che non sarebbe un problema in sé, ma siccome io avevo pagato 1 miliardo di autostrada e quando sono lì, per esempio, non so, i prezzi di una caffetteria, su questa cosa una famiglia può avere dei parametri perché spende sempre per 4, per 3 o per 5, non per 1. È un parametro diverso rispetto alle altre persone. Quindi prevedere il menu familiare oppure la possibilità che lì ci sia un po' una cosa che apprezzano sempre le famiglie, che ci siano dei posti dove poter mangiare il pranzo al sacco. E tu però glielo devi dire che c'è questa possibilità, se no non hai fatto il servizio. Chi ti fa il mystery shop quando viene lì? Vede se tutti i servizi che ci sono sono stati anche comunicati e come sono stati comunicati. Tu così sei in grado di capire tutti quegli impicci di cui non ti rendi conto come servizio che soltanto un occhio esterno ti può dare. Perché per quanto tu ti sia sforzato, quella roba lì non l'hai vista. O comunque per quanto tu ti sia sforzato, non ti muovi con bambini, non hai problemi di deambulazione, non paghi il pranzo perché te lo porti da casa e non ti sei mai posto il problema della spesa complessiva di uno che viene a utilizzare i tuoi servizi nell'insieme. Anche questa è una roba che, cioè, anche facoltà di economia ne trovate, non so, cioè, ma te la fanno anche i sociologi, no? Sono disponibili. Quindi si può fare. Allo stesso modo un'indagine osservante. L'indagine l'osservazione di tipo etnografico ha come di derivazione etnografica, poi in qualche modo, ha il fatto che teoricamente non prevede interazione con l'osservato e tu verifichi quali sono i suoi comportamenti all'interno di una struttura. Oppure puoi fare un track con l'RFID che negli spazi molto grandi si può anche fare. In quelli piccoli come i musei non funziona tanto perché c'è un margine d'errore di 5 metri che non saprai mai se guardava una roba o guardava l'altra. Però in qualche modo un'indagine osservante significa anche lì che cosa? Un ricercatore con un protocollo che ogni persona che entra e che decide che la segue controlla dove va, quanto ci sta, cosa fa, eccetera, eccetera. Quindi qual è l'utilizzo degli spazi che fa, qual è l'utilizzo dei servizi che tu gli dai, anche di quelli non a pagamento. Perché ovviamente se la rendita economica ti dice già, cioè tutte le cose che tu gli hai fatto fare a pagamento, è semplice, ti guardi i dati di fatturato e lo capisci, no? E in qualche modo puoi anche fare un questionario. Però in qualche modo se le persone, per esempio, hanno difficoltà di orientamento, quindi che uno entri in un posto e faccia così perché non sa dove deve andare, qual è il giro giusto per visitare il parco? Boh. Cioè, tu questa cosa la capisci solo guardandoli. Perché magari uno, quando poi ti compila il questionario alla fine, non ti dice ho avuto problemi di orientamento, a meno che non fossero proprio clamorosi, perché poi ce l'ha fatta. Però quei 2 minuti di disorientamento hanno creato un problema, perché rispetto alla qualità funzionale del processo, marketing, qua ci siamo, qualità tecnica di prodotto, qualità funzionale di processo. Vabbè, grande famiglia per riassuntino.
delle cose che l'utente apprezza o non apprezza, c'è una qualità tecnica che ha a che vedere proprio con quanto è bello il mio parco, quanto è bello il mio museo, quanto è stupenda la mia programmazione artistica del festival, quanto è meravigliosa la città che io gli faccio percorrere a piedi o a cavallo. E questa è una roba. L'altra roba è la qualità funzionale. Qualità funzionale significa tutto il resto, cioè il concerto era bellissimo, ma ho impiegato 2 ore per accedere a un bagno perché c'era una coda così. Era tutto stupendo, ma per entrare in quel meraviglioso parcheggio, il cui prezzo è così calcolato bene, ho impiegato 1 ora di coda. E ora che sono entrato ero incazzato nero. E questo pregiudica in modo importante la qualità della mia esperienza nel momento in cui sono in un ambiente naturale meraviglioso. Se io ci arrivo già stanco perché ho fatto la coda, questa roba mi manda in bestia. Allora, le persone sono sempre meno in grado di valutare la qualità tecnica del prodotto, quale che sia che tu gli vendi, e capiscono sempre di più e sono sempre più competenti nel valutare la qualità funzionale del processo. Perché io non so niente di storia dell'arte, non conosco niente delle eccezionalità naturalistiche di questo ambiente di cui non so. Questa città è molto bella, ma belle ce n'è tante. Io in fondo, cioè le distinzioni sottili del barocco leccese, boh, non sono tenuto a saperle perché nessuno me le ha dette, se anche me le avessero dette non ho quella cultura lì. Però sono tutti in grado di capire quanto hanno fatto fatica ad arrivarci, quanto sono stanchi alla fine del processo, quanto hanno pagato, se hanno speso troppo per mangiare, se hanno mangiato bene, eccetera, eccetera. E questo è l'effetto IKEA, che ha insegnato a tutti che dove vai, tu hai le palline per i bambini, la matitina per quello, il fasciatoio dappertutto, il menù che costa X, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo tutti molto capaci di fare quella cosa lì. Ma pochissime persone sono capaci di valutare il resto. Quindi è sulla qualità funzionale che bisogna farsi il mazzo per capire dove le cose non vanno e l'unico modo di capirlo è questa roba qua. Questo ovviamente vale per gli utenti attuali, cioè non vale per l'audience development nella logica, vale per il miglioramento della qualità del servizio che stai offrendo in quel momento lì. Vabbè, queste sono le caratteristiche dei partecipanti ai focus group che sono. Io tutto questo ve lo lascio, sono cose che si trovano molto facilmente in manuali di ricerca sociale ad usum. Però che in qualche modo vi danno idea di cos'è questo processo qua e di quando può essere sensato chiederlo per sviluppare prodotti e servizi o migliorare prodotti e servizi. Queste sono le caratteristiche del moderatore facilitatore che sono piuttosto importanti. Di solito sta roba qua la fanno agenzie di ricerca, gente che fa marketing e sviluppa queste robe qua. Però io, soprattutto in ambito culturale, vi raccomando, prima di tutto perché lì le dovete pagare, qua invece no, ma vi raccomando invece di farlo con dei sociologi. Perché possono essere un po' pistini sul piano metodologico, può essere un po' difficile poi trovarsi sull'operativo, eccetera, però vi danno una garanzia di tipo diverso rispetto anche alla sensibilità della restituzione. Ma poi più che altro i sociologi stanno dentro l'università e questo è una roba che secondo me è un elemento qualificante in sé. Perché questa è poi quasi sempre tutta ricerca che a voi poi serva per sviluppare prodotti e servizi che siano adeguati, per migliorare quello che c'è. Boh. Però soprattutto nella logica, so, io vengo soprattutto dal mondo culturale dove i soldi non ci sono mai e la scusa tipica è che noi non abbiamo le risorse per fare sta roba. E invece no, si può. Come vedete è un processo piuttosto complesso. Io conosco anche persone che se lo sono fatti da sé, eh? Io non so poi bene che risultati abbiano, però io conosco qualche museo, Montebelluna per esempio, se l'erano fatti da soli, dei focus group, con le donne straniere. E studiando, facendo un po' di errori, facendo un po' così, però se l'erano fatti. In generale non lo raccomando, perché comunque c'è una certa complessità. Questo per darvi l'idea è di una traccia.
di un focus group, quanto è dettagliata, minuto per minuto, come sono strutturate le domande, come sono strutturati gli argomenti, quali sono i tipi di obiettivi di primo e di secondo livello. Che... cioè, ai ragazzi noi chiedevamo cosa vi piaceva, cosa no. In realtà prima, per portarli a capire che rapporto avevano col museo, prima gli chiedevamo, molto prima, gli chiedevamo per capire quale valore, che cosa facevano di solito. Allora un paniere di simulazione di spesa. C'hai 100 euro, come li spendi tra queste attività, cosa scegli? Da lì, una volta che si sono messi a discutere tra di loro su come spenderebbero i soldi se li avessero, tra quei tipi di cose, vado a vedermi una partita di basket, vado a farmi un giro, vado a fare questo, vado in discoteca, vado a ballare, vado a un concerto, vado a un museo, lasciamo perdere, eccetera. E dopo è, ok, invece nel vostro tempo libero cosa fate? Cioè non è che tutte le attività del tempo libero sono a pagamento. Nella realtà come usate quel tempo? E allora da lì, per esempio, non in modo diretto, ma emergeva che nessuno fa niente da solo, mai, mai. Si muovono solo in gruppo. Questo è un comportamento tipico di una certa fascia di età che esiste solo lì. Il problema del riconoscimento sociale reciproco. C'era qualcuno che aveva voglia di, c'era uno che era andato una volta di nascosto ad una mostra di fotografia perché tutti l'avrebbero preso in giro. Allora il problema del riconoscimento tra pari. E quindi, cioè, molte delle cose emergono solo in seconda battuta, non come primo livello. Questo tipo di informazioni non le tiri fuori se improvvisi, le tiri fuori se sai dove vuoi arrivare, costruisci una traccia di discussione che va in imbuto, la fai durare un'ora e mezza, il focus che funziona è quello in cui tutti poi quando escono parlano tra di loro e non la smettono mai, perché vuol dire che tu sei riuscito a generare qualche cosa. È molto utile per capire il processo di formazione delle opinioni delle persone, cioè... come si costruiscono un pensiero rispetto alle cose. Una roba molto da sociologi, però molto utile anche per gli altri. Un tipo di comprensione che ha un portato operativo importante. Ed è utile soprattutto per queste cose qua, che possono essere non male. Tra l'altro, se tu fai dei focus, in qualche modo hai già trascinato lì delle persone che stanno lì con te, ti dedicano del tempo, ci si conosce di persona e può essere l'inizio, nel caso per esempio di attività che coinvolgano l'utente in modo importante, può essere l'inizio di un rapporto. Cioè a sua volta non è solo una tecnica di ricerca, ma anche in qualche modo un avvio di una relazione possibile. Quindi può essere utile anche per rompere il ghiaccio se devi iniziare a lavorare con delle persone. Anche perché con alcuni è davvero facile lavorare, non c'è tanto problema, però con altri... di fatto. Sì. Che sia un museo a ricerca di un gruppo oppure un operatore fisico, un servizio che propone una cena. Come si ricerca la persona? Cioè, nel senso, soprattutto a livello culturale, situazione culturale, cosa si deve inventare la situazione per fare un gruppo e quindi avere la disponibilità da parte delle persone? Allora, è una cosa piuttosto complessa, è la parte più difficile da costruire il gruppo, anche perché se lo costruisci male hai buttato via quell'ora e mezza più tutto il tempo dell'organizzazione. Quindi è una composizione molto delicata, le tecniche di gruppo sono molto delicate. Basta uno leader di troppo lì dentro che ti annienta un'ora e mezza di lavoro, per questo bisogna sempre farne di più, vanno a coppie di solito almeno, 2, 4, sempre pari. Perché è possibile che vadano buchi, né più né meno. È una tecnica che ha un margine di rischio piuttosto importante da questo punto di vista. Con un buon moderatore non tanto, però i partecipanti sono costruiti così. Devono essere dei gruppi possibilmente strumentali, cioè non gruppi naturali, non persone che già si conoscono, ma gruppi che si costituiscono in quel momento solo con quell'obiettivo. Devi sempre dargli un premio commisurato al tipo di utente che hai. Se fai un focus group con i dirigenti d'azienda non gli puoi dare il buono da Feltrinelli da 30 euro come fai con gli adolescenti, perché a loro ovviamente per loro quello non è neanche un c'è un che, è un altro tipo di bonus. Infatti è un successone, è stato. Per esempio noi con gli adolescenti li abbiamo agganciati attraverso le scuole perché era troppo difficile beccarli. Altri focus che invece abbiamo fatto con gli utenti dei musei
una ragazza fuori dall'ingresso del museo, ad ogni persona che entrava chiedeva: sarebbe disponibile? Faceva una piccola intervista e poi gli chiedeva: se è disponibile ad essere ricontattato per un incontro di 1 ora e mezza, il premio questo qua per noi è importantissimo, lo motivi un casino, poi così ne becchi 100, ne porti a casa 10. Infatti ne devi avere tipo prenotati almeno 12 che ti dicono: giuro che a quell'ora, quel giorno sono lì, perché c'è sempre qualcuno che non viene, e se ne hai meno di 6 è un casino, non viene fuori niente, meglio 8. Quindi è un processo faticoso e anche rischioso, perché deve essere composto bene, nel senso che deve essere sufficientemente omogeneo da dirti qualcosa di quel target e sufficientemente disomogeneo da far emergere delle posizioni diverse, sennò dicono tutti la stessa cosa. Quindi questa cosa qua è... Sulle robe commerciali, cioè diciamo, secondo me sul turismo da questo punto di vista è più facile. Perché le agenzie specializzate in questa roba qua hanno i loro cluster da cui vanno a pescare e quindi te li beccano loro. Tu vuoi verificare delle cose, hai degli obiettivi molto chiari, cioè vuoi capire qual è il fattore identitario di attrattiva per quel tipo di pubblico su quel territorio, perché tu pensi che sia uno ma non funziona. Allora vuoi capire quali sono i tipi di valori, anche emozionali, che le persone attribuiscono a quella determinato territorio, area in qualche modo, per capire su cosa giocare una campagna di comunicazione, per esempio. O anche dove andare a sviluppare e potenziare l'offerta in una direzione che è a maggior attrattiva rispetto agli interessi di quel target lì. Turismo religioso, che ne so, arrivano tutti qua, si fermano da Padre Pio e poi e portiamoli in giro, sono tantissimi, spendono un botto di soldi. E come facciamo a capire chi sono? Approfondimento sul turismo religioso significa lavorare su quel target lì. Quindi in qualche modo, anche in quella logica, forse nel caso di quelli più, appunto, per esempio turistici, per cui tu quello che becchi è già un turista da qualche parte che vuoi agganciare su di te. Piuttosto che se vuoi capire la mobilità tra certi gruppi, perché c'è un tipo di offerta turistica che potrebbe essere fruita, perché magari quel territorio è poco infrastrutturato, e allora a quel punto tu sai che quello è per forza un turismo di giornata. Allora il turismo in giornata, il tuo bacino di ricerca, sono quelli che abitano a tot di distanza da quel posto. E ragioni in base al tipo di offerta che hai su come concentrarli. Questo è... A voglia. Cioè, organizzatore di viaggio, come organizzatore di viaggio, fa una presentazione con l'estero, un po'... Ah, certo, a voglia. No, ma infatti questa roba qua è assolutamente... Però diciamo, nel momento in cui hai a che fare con una materia così delicata come quella culturale, identitaria, territoriale, se proprio non vuoi solo andare lì a rischiare il fuori di barile e a rubare gli ultimi centesimi rimasti in tasca a sti vecchietti, e cioè c'è cioè, un'etica probabilmente del lavoro che hai in qualche modo, no? Che va benissimo il foglietto, però cioè, invece di vendere solo la materia di pentole, se quello che vuoi fare in qualche modo è riqualificare un'offerta di un'area territoriale, darle un senso e tutto quanto, capire qual è il target e quali bisogni ha rispetto alla tua offerta è fondamentale. Questa roba qua la fai molto più facilmente con strumenti di questo genere. Anche perché robe delicate come un marketing esperienziale di questo genere, cioè che lavori sulle sensibilità delle persone, sui valori, devi avere un tipo di informazioni che una CATI, cioè un'intervista di quelle fatte al telefono con cui si fanno i sondaggi elettorali, per intenderci, te la dà. E quindi ci vuole un altro tipo di sensibilità, soprattutto se quello che vuoi fare è un'offerta un pochino più evoluta dal punto di vista del contenuto e che non sia proprio appunto solo portiamo a casa quello che si può e la pagnotta e via. Quindi ci vuole qualcosa di decisamente più raffinato, direi, come idea. Le tecniche partecipative sono molto interessanti per i se si vuole progettare insieme agli utenti. Sono tutta una roba di derivazione così anni 70, da urbanisti, sociologi anni 70, come
approccio. Poi per un po' sono state abbandonate perché sono una roba un po' anche ideologicamente abbandonata. Però sono tutte le tecniche che sono state usate appunto dagli anni 70 in poi nella rigenerazione urbana, cioè tutte quelle che tendono a coinvolgere in una design experience, a coinvolgere l'utente nella definizione del prodotto o servizio che avranno. Usa diverse tecniche che sono da quelle che si sono viste, che sono proprio strumenti operativi, cioè strumenti di indagine quelli sono, cioè i questionari come quantitative e poi di non standard una serie di altre. Le tecniche partecipative funzionano bene sulle cose molto specifiche, cioè se tu vuoi lavorare con delle comunità che stanno lì intorno a te, allora sì, ha senso che tu disegni questa cosa insieme alle persone. Però se tu vuoi disegnare per esempio i servizi intorno a un parco, farlo in una logica centrata sull'utente è fondamentale, cioè non è che te lo puoi inventare tu di cosa hanno bisogno solo perché hai fatto un benchmark, cioè lì devi coinvolgerle le persone, anche perché probabilmente, cioè qualunque bene tu voglia rendere attrattivo per un turismo che viene da fuori deve essere comunque in qualche modo preso in carico anche dalla comunità locale. Allora lavorare sui due fronti è la stessa cosa, perché la comunità locale in questa roba si deve riconoscere, se no non ti aiuterà mai a farla diventare il centro di qualche cosa. Quindi le persone, che i servizi siano fatti anche per le persone, perché poi il problema del turismo qual è? Che ti porta le frotte o non le frotte, che possono anche non lasciare assolutamente niente sul territorio, passano, intasano e se ne vanno. Quindi il coinvolgimento delle persone che abitano lì è cruciale perché questa roba funzioni invece in modo proficuo per tutti e non soltanto per la società di servizi che è incaricata di gestire i flussi. Allora, i Planning for Real è un esempio, questa roba qua è una roba brevettata, usata in Inghilterra 30 anni fa da questi che facevano rigenerazione urbana. Hanno usato questa tecnica, fanno questa bella piantina, chiedono alle persone di metterci le bandierine colorate a seconda delle cose che ci vorrebbero, una mappa, una specie di mappa di comunità, una roba a metà tra le mappe di comunità e la pianificazione. E sono tutte cose molto carine che possono essere sperimentate e che comunque vale la pena di prendere in considerazione nel momento in cui comunque una parte di problema con la comunità locale ce l'hai sempre. Dopo che avete fatto tutta la vostra bella analisi con tutti gli strumenti del mondo di cui ora disporrete perfettamente sulle vostre dita, dovrete capire come tenerveli, sti clienti, sti utenti, sti abitanti, quali che siano. Allora, questa cosa è pensata per l'audience development. L'audience development dà per scontato che tu vuoi gente diversa da quella che hai. Okay? E che per andartela a prendere rispetto ad una fruizione strettamente culturale devi aver fatto molta fatica. Devi aver fatto fatica perché se è più facile vendere un parco è un po' meno facile vendere un museo, un festival o quant'altro, a meno che non siano cose che hanno già richiamo di per sé, quindi probabilmente in quel caso non fai fatica a venderlo, è già lì, si è venduto da solo. Anzi, facilmente è la cosa a cui ti devi agganciare tu per poter in qualche modo migliorare o generare dei flussi a partire dall'attrattiva principale che già c'è. Quindi sto pensando come ritarare la cosa in modo che sia adatta anche a chi si occupa in qualche modo di un'offerta turistica. In generale, chi non è un pubblico, chi non è un fruitore, ma soprattutto se si parla di attività culturali, ha tre grandi problemi, tipologie di barriere che deve superare, che in generale sono psicologiche, sociali, economiche e fisiche. Un problema di accesso, né più né meno, io devo essere messo in condizione di andarci, di entrarci, di accedere, di usare quella roba in condizioni di sicurezza, di piacevolezza, eccetera. Un problema di partecipazione, per cui di fatto non basta dire guarda che potete venire tutti, che così arrivano.
è un problema di rappresentazione. Cioè, di fatto, nel momento in cui arrivano dei fondi, voi sistemate un'enorme area naturalistica, archeologica, bellissima, adesso c'ho tutti i servizi, abbiamo fatto le nostre analisine, perfetto, abbiamo trovato il servizio giusto col prezzo giusto, siamo a posto così. No, perché quel posto lì, probabilmente, così com'è, è il frutto dell'interpretazione di qualcuno che ha detto che il suo valore è quello. Di un posto, di un sito archeologico, di un bel paesaggio, eccetera, eccetera. Ma non tiene conto del fatto che chi abita lì magari si sente un'altra cosa, che quello era il posto dove ci postava a pascolare le pecore, che quello era il posto dove suo nonno faceva un'altra cosa, che quello era il posto dove si sbaciucchiava con la sua fidanzata. Chi se ne frega che sotto ci sono le rovine, ok. Però in qualche modo di tutta una serie di altri valori che rappresentano molto di più il senso che hanno rispetto alla comunità di quello che sono. Perché le cose, la materia culturale, che poi è quella che diventa l'oggetto che vendi anche in un'operazione turistica, non ha mai una valenza unica, ma viene sempre inscatolata come una roba sola, che è solo quella cosa lì. Capire quali sono i valori percettivi che le persone ci mettono dentro è il mezzo con cui tu coinvolgi altre persone nella tutela di quel bene, nel suo mantenimento, nel fatto di crearci attorno una rete, eccetera, eccetera. E questo vale anche perché se no loro te la boicottano, nel senso che se tu fai un'operazione di questo genere, arriva un finanziamento europeo, restauri una roba gigantesca, ci metti dentro quattro ragazzi sparutissimi che non sanno bene cosa fare, perché sono molto giovani e molto ben intenzionati, ma sono stati calati come un'astronave in un territorio che non era il loro e di cui francamente conoscevano poco. C'è bisogno di tessere parecchio su quella comunità lì, perché loro adesso a quel punto gestiscono un bene, un'area, una qualunque cosa, però... cioè, non sanno niente di che cos'era quel luogo prima per le persone. Questa roba va cucita, per forza. Cioè, quella distorsione nella rappresentazione bisogna raddrizzarla, allargarla fino ad arrivare a includere questa roba qua. Perché se ti boicottano quelli che abitano lì, perché non si riconoscono in te, anche non per dei motivi inconfessabili, ma anche semplicemente perché in termini identitari sta roba non gli risponde, sei fregato. Perché sono loro il tuo pubblico, non saranno poi il turista che ti viene perché tu sei la porta d'accesso al Salento e tutti passano di lì ad assaggiare il vino e a vedere come va, ma comunque se non sono loro che ti mettono i bed and breakfast a prezzi accessibili e i negozi con le scritte in inglese e queste robe qua, tu non sarai mai infrastrutturabile, sarai sempre un'astronave nel deserto. Vabbè, questo è il frutto di una ricerca che abbiamo fatto qualche anno fa. Abbiamo preso tutti i progetti di audience development attivati in Piemonte negli ultimi 5 anni e li abbiamo analizzati uno a uno da vicino per vedere dove funzionavano e dove no. E gli errori sono sempre questi. Il fatto che di fare una roba episodica, perché anche lì tu fai una roba sui valori degli abitanti e il pinco pallo, però se poi non fai che rispetto al tuo centro culturale, piuttosto che porta d'accesso al Salento, piuttosto che museo, se tu non fai che li ascolti ogni tanto, non è che è finita lì, deve rimanere casa loro, che vuol dire che devi in qualche modo istituire un processo di ascolto costante. Una porta, una roba che loro sanno che possono andare a risponderti, una survey periodica, anche da poco, anche minima, anche strutturata, in cui loro hanno modo di esprimersi e che continua a farti sentire la relazione con questa roba qua. Lo scarso ricorso alle collaborazioni, cioè non funziona quando non lavori, quando lavori da solo. E la carenza di una strategia programmatica esplicitata. Cioè, qualunque sia la tua posizione, se tu non te lo sei chiesto prima e non l'hai scritto da qualche parte, fosse anche da tenerti appeso lì con un post-it davanti alla scrivania, però in qualche modo hai deciso che seguivi una strada e l'hai esplicitato. Primo, perché io ho l'ossessione della documentazione, penso sempre che se domani vado sotto un tram nessuno saprà mai niente se non gli ho lasciato detto qualche cosa, e col turnover che c'è in questo settore... viste le scarse retribuzioni e le difficoltà e tutto il resto, il turnover è abbondantissimo in questo settore, non lasciare traccia di quello che si fa è drammatico. E poi perché sennò rischi di beccarti
quella cosa lì. Cioè, voi probabilmente avete i pescatori, vi piacerebbe avere gli adolescenti e tutto quanto, però un piano strategico in cui avete scritto due pagine, una in cui dite consideriamo prioritario rispetto all'identità del museo nei prossimi anni raggiungere questi obiettivi. Intendiamo lavorare con queste persone e per farlo abbiamo cominciato a mettere in atto queste azioni, punto. A voglia. Cioè, in Italia tra i musei ci saranno che hanno fatto sta roba qua. Anche perché appunto poi dici, vabbè, tanto sono io, me la gestisco per i fatti miei. Questa roba serve anche per l'esterno, perché se devi trovare dei partner, anche commerciali, per questa cosa qua, uno deve sapere con chi ha a che fare, serve anche per la comunicazione. E in generale le cose che non funzionano sono quelle che non ricorrono a volontari, intermediari, ambasciatori e in generale alla comunicazione tra pari. Sono tutte figure di mediazione tra te, la tua offerta e il tipo di pubblico che vuoi. Che nel caso del turismo appunto vale solo probabilmente per le comunità locali, perché il turista è altro, per definizione è altro, sta altrove, lo interroghi in altri modi. Quindi le cose che funzionano sono quelle che non fanno queste cose qua. Di fatto quindi bisogna fare questo. Il mantenimento della relazione di cui vi dicevo prima. Richiede comunque delle risorse, quindi va pianificato. Cioè tu devi farlo entrare, che deve essere una delle tue, devi sapere che tra le tue mansioni c'è anche quella lì, la parte ascolto del pubblico rientra. Il non pubblico, siete morti? Chi di voi opera su turismo trova qualche rispondenza adesso rispetto ai suoi bisogni? O vi sembra sempre un po' alieno? È importante, perché siete anche voi il target di sta roba, perché mi preme fare qualcosa che sia utile a tutti. Perché appunto la comunicazione tra il settore turistico e quello culturale c'è, ma è un altro pianeta. È come dire operatori del sociale e operatori culturali. Cioè, il fatto che si insista sulla stessa dimensione valoriale non può non avere niente a che vedere col fatto che poi gli strumenti siano... Quindi ditemi un po', vi fa venire in mente qualcosa? Vivi. Per adesso voi cosa fate nel turismo? Cioè che posizione avete? Sì. Abbiamo un'azienda, un'attività, abbiamo iniziato da pochissimo, quindi stavamo capendo come orientarci meglio, perché organizziamo i percorsi all'interno sul territorio. Non insoliti, diciamo così, insoliti soprattutto con un tipo di attività nel turismo responsabile, ed è rivolto ad un pubblico tagliato appunto come diceva prima dalle famiglie, in modo particolare, con bambini, quindi già lì si innesca una diversa abilità, perché c'è la accessibilità per tutti, e poi anche declinato non solo in accessibilità proprio motoria, ma anche ambientale, piuttosto che tanti tipi diversi. Sulle famiglie ci sono molte cose carine. C'è un family friendly bollino dato in UK, c'è un family friendly kit per Kids in Museum che ha molto da dire, potrebbe essere passato paro paro proprio su dei percorsi sul territorio. Perché dà delle indicazioni, lo scarichi dal web, dà delle indicazioni molto operative su tutto quello che le famiglie vogliono, quello di cui hanno bisogno. E una comunicazione intelligente e proattiva ti dà anche, per esempio, non so se ve lo farò vedere Grisella, però non mi ricordo mai se è Vittoria, no, forse è il Natural History di Londra. Loro hanno una pagina per le famiglie, tipo si chiama Parents Survival Guide. Ed è molto carina, in modo molto divertente, ti dice tutte le cose che si possono fare con i bambini, quelle che non si possono fare, ma dal punto di vista del genitore, quindi lì devono aver fatto per forza dei focus loro per certo, che anche solo per trovare il modo di raccontare
come le famiglie possono ben sopravvivere lì dentro, con tutte le facility, cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Mettete delle scarpe comode ai vostri bambini, si stancheranno meno, portate questo, portate l'acqua perché avrete queste cose, leggetevi queste robe qua, cioè lo zainetto, tutte queste robe qui, però messe proprio come Dio comanda. Tra l'altro le famiglie sono proprio un bel target, perché sono proprio, hanno un sacco di cose in comune, quasi tutte hanno in comune, cioè sono un tale punto definito dal punto di vista dei bisogni. Ha sempre bisogno del suo equilibrio di prezzo, ha bisogno delle sue facility, ha bisogno di sapere prima perché deve programmare, e quindi deve sempre sapere prima cosa si potrà aspettare, cosa potrà trovare, quanto tempo durerà, quanta fatica faranno i miei figli. E dal punto di vista educativo è molto interessante, perché ci sono anche degli studi molto interessanti sulle modalità di apprendimento delle famiglie, che sono modalità specifiche molto interessanti, fondate sullo scambio proprio, per cui trovare delle cose che siano stimolanti per l'adulto e per il bambino, in cui entrambi in qualche modo imparano facendosi domande a vicenda. E ci sono diversi studi di Stats che lavorano su questa roba qua. Infatti noi abbiamo fatto tutta una serie di attività che sono state per noi fondamentali, in quanto abbiamo visto quali potevano essere le cose da aggiustare, da sistemare, da mettere a punto. Devo dire che sto riscontrando in quello che stai dicendo effettivamente tutta una serie di chiamiamole necessità che avevamo previsto, ma che sono andate via via affinando in base. Ma il feedback come gli avete, cioè nel senso che chiedevate alle persone più? Sì, perché poi noi siamo rientrati nel programma Open Days di Puglia Promozione, per cui grazie a loro avevamo tutto un sistema di valutazione finale ad ogni passeggiata, ed è stato molto alto, devo dire, il tradimento e la valutazione dei servizi che abbiamo offerto. La cosa carina è stata condivisa sia da chi era turista in quel luogo in quel momento, sia di chi invece è già sul territorio presente ed è abita qui sempre, e diceva che insomma questo tipo di attività non le hanno mai riscontrate precedentemente, però tant'è che abbiamo avuto proprio degli aficionados, sono tornati sempre, erano, e facevano, e ci serviva proprio la casa armonica, cioè avevano, certo, portavano la nostra idea, e quindi ci portavano anche persone nuove. Ecco, poi lì ci siamo trovati a un certo punto a chiederci se conveniva addirittura mettere il numero chiuso, perché cioè, essendo nell'ottica dell'open days, potevamo dire fino a quel numero di persone, però proprio parlando di famiglie, di bambini, di sostenibilità sul territorio, non potevamo andare oltre un certo numero, perché significava poi non poter dare a tutti quanti le stesse comodità che potevano avere in un numero più contenuto. Queste cose le abbiamo notate veramente, però c'è tantissimo da fare, proprio tanto da fare, ed è difficile soprattutto in un territorio come il nostro, dove è difficile anche interagire proprio con gli enti sul territorio, proprio cioè, comuni, burocrazia a non finire, è proprio difficile. Io invece devo dire una cosa, per la mia attività non riesco assolutamente a trovarmi con questi tipi di target, perché per esempio io mi occupo di esperienze di viaggio, quindi il primo booking online è quello che il visitatore potrà acquistare singole esperienze di viaggio, quindi non lo so, dalle classiche visite guidate, attrezzi di bici, trekking, lezioni di cucina, laboratori di mastery didattiche per bambini, eccetera eccetera. Però la scelta del mio target non può basarsi su questi target che vedo qui davanti a me, che per, a mio avviso sono molto statici dal punto di vista del mio prodotto esperienziale, perché i miei target invece si basano sui bisogni e sui desideri del turista una volta che arriva nella destinazione. Quindi per me indicare il target famiglia, ma famiglia che cosa significa? Cioè le famiglie con bambini fino a 5 anni per me hanno dei bisogni e dei desideri diversi da una famiglia che magari ha un figlio adolescente. Vabbè, questo vale per loro. No, ma infatti noi ci siamo dedicati alla fascia prescolare, che è quella, addirittura le mamme in attesa, ai passeggini, erano bambini di 2 mesi in passeggino. Perché poi dalla fascia scolare in poi c'è tutta l'educazione ambientale, che a noi non interessa, perché e che per il caso vostro è un'altra cosa, perché voi avete un tipo di offerta già, sì, mentre lei avendo per definizione lo spettro di offerta che può valere per singole esigenze. Però è difficile legarsi con quello che voglio dirti.
difficile trovarsi con, cioè per me questi gruppi, questi target sono molto statici, ecco. Cosa che nel turismo esperienziale non è, perché magari la famiglia con bambino è interessato magari all'escursione naturalistica, così come anche a mangiare bene, quindi andare a visitare, perché no, fare un laboratorio di massima didattica, quindi degustare i prodotti, eccetera. Come anche, non lo so, il ciclista, oppure chi ama l'ambiente, l'escursionismo, l'attività all'aria aperta, può fare una passeggiata all'aria aperta, ma può anche fare, non lo so, una visita culturale in bici, che alla fine è un altro prodotto, ha un altro bisogno e un altro desiderio, però comunque è pur sempre la stessa famiglia o comunque lo stesso soggetto. Cioè noi stessi quando andiamo in vacanza, quali sono i nostri desideri? Esplorare, scoprire, muoverci se magari siamo più attivi e più ambientalistici, oppure mangiare. Quindi per me cioè non mi trovo assolutamente con questi gruppi. Sì, ma perché il tipo di offerta che fai tu è un'offerta completamente diversa, ma non è, in questo caso non ha niente a che vedere con qualcuno che fa questo. Cioè si nutre delle diverse possibilità, lavora molto più sul marketing, perché si nutre di fatto nell'idea tua core proprio di fornire, di rispondere alla varietà e alla poliedricità dei bisogni, spezzettando però l'offerta. Però nel mio caso ho dovuto definire un target, però il mio target non è statico, il mio target si basa più sui bisogni, quindi qual è il tuo bisogno? Vuoi mangiare bene? Vuoi esplorare? Vuoi muoverti? Vuoi pregare? Quindi non lo so, nella sezione preghiera possono entrare tutte, non so, tutte le esperienze legate al turismo religioso, alle fede, e quindi rientrano a loro volta determinate fasce di persone. Mentre però mi rendo conto che è anche molto difficile coniugare il prodotto cultura con il prodotto turismo, perché sono diversi. Ecco perché a volte fa fatica seguire l'esempio museo, perché di fatto l'esempio museo non può essere paragonato a un prodotto esperienziale. No, perché il problema è che lui deve trovare il linguaggio esperienziale per poter creare un'esperienza intorno alla propria offerta, che però quella è. Non ha come centro l'esperienza, come centro, cioè il suo centro è riuscire a costruire un'esperienza intorno ad un bene che è quello, che è molto diverso da. Poi sui target sono abbastanza convinta che comunque siano, cioè i target si fanno e si distruggono, ognuno si costruisce il suo, cioè questi sono tipicamente quelli che vengono, che io faccio fatica, che mi trovo stretti peraltro anche quando parliamo di musei e tutto quanto. Ma che nella logica esperienziale, già nel marketing esperienziale base, quello più assunto universalmente, sono completamente scardinati, come, perché mettono al centro quella roba lì. Più che altro lo business development non c'entra molto con quello che fai tu, cioè è un altro tipo di... Si fa fatica a stare dietro a questo processo, perché... Anche a livello, cioè, è proprio totalmente diversa la gestione. Ah, perché è un'altra famiglia di cose, cioè un conto è avere un prodotto, cercare eventualmente di sviluppare dei servizi intorno a quel prodotto, per qualche modo un prodotto che ha una sua identità multipla, varia, fluida, dinamica, partecipata, quello che vuoi, quella roba lì, che è diverso da la mia idea di business è vendere a ciascuno quello di cui ha bisogno in quel momento, del tipo di esperienza che ha bisogno in quel momento, che è un'altra roba. E come persona può avere diversi bisogni, desideri, certo, ovvio, sposando diverse cause, no, no, ma infatti è un altro pianeta. No, qui per quanto mi sforzo non credo di poter essere utile, cioè mi sono sforzata da... No, vabbè, mi chiesto un parere, io mi sono pensata, dal punto di vista turistico, mi sono pensata, certo. No, per me è interessante perché mi vengo proprio da un'altra visuale, esatto, per cui... ce l'hai chiesto. Sì, proprio perché voi, esatto, invece condividendo in parte questo percorso, siete, per me siete un tanto strano, perché di solito appunto ho operatori, cioè gente che lavora nei beni. Alcune volte è difficile anche, cioè magari io ti seguo però non riesco. Sì, no, certo, non ci trovi un po' grande, cioè sì, anche se la sforzarmi, no, questa cosa non mi allora non ce la posso fare. No, è mica obbligatorio. Non ci trovo. No, beh certo, almeno usare il tempo che ha, già che sei qua, e tirarci fuori qualcosa di sensato.
però in realtà esperienziali direttive così si possono anche provare. Sì, cioè, cioè, assolutamente. Faccio l'esempio, su Versano, ad esempio, il laboratorio di esplosione medievale dell'università del Salento è realizzato in Museo del Bosco. L'università del Bosco sì, l'ho conosco. È andata a vedere, hanno fatto una cosa molto carina, hanno ricostruito un bosco antico del territorio di Versano. Tramite la riattivazione di piante all'interno di questa struttura hanno riprodotto sia in maniera artificiale che in maniera naturale con piante reali autoctone un ambiente, quindi tu oltre all'approccio fisico e anche quello sensoriale, sì, sì, è una cosa molto carina. Oppure parlando di più, scusami se ti troppo, ma super sano oltre al Museo del Bosco puoi chiedere anche di farti visitare la cripta. Che è una cripta bellissima che entra tutto e loro come prodotto esperienziale hanno caricato già la loro esperienza di viaggio, ma infatti qualsiasi museo potrebbe caricare la propria esperienza di viaggio, per esempio nel caso delle signore che hanno il museo di biologia a Porto Cesare, se loro organizzano delle visite guidate e vogliono veicolare, entrare nel e-commerce gratuitamente perché chi non può permette questo, noi non facciamo altro che coniugare il visitatore a esperti locali, mettiamo in contatto il visitatore con esperti locali che le persone condividono il loro territorio, quindi qui poi ci si può inserire in tutti i modi, cioè, può essere un museo, può essere un'associazione, una cooperativa, può essere quello che vuole, l'importante è che crei il tuo percorso esperienziale. Quindi la visita del museo sarebbe carino inserirla perché magari una famiglia con bambini qui ha poche alternative, oltre che le mascherine didattiche, magari dice ok, c'è questo museo, portiamo il bambino a vedere il museo perché ci stanno i pesci, che sicuramente comunque biologia marina e può essere. Certo. Ora scusa se ti ho interrotto, però per esempio il Museo del Bosco, ho detto bello il Museo del Bosco, ma non possiamo agganciarlo a qualcos'altro una volta che arriva a Super Sano, uno è peccato che abbia solo il Museo del Bosco. Allora abbiamo agganciato, infatti a parte che è difficile agganciarlo, è difficile arrivare a Super Sano perché non è in terra. Allora che abbiamo fatto? Abbiamo agganciato la visita al Museo del Bosco con la cripta della Cerimanna e con un ristorante che fa ristorazione a chilometro zero. Così facendo uno acquista un'esperienza di viaggio, ma non va solo a mangiare in un ristorante a chilometro zero, ma va anche a visitare il Museo del Bosco, se ha un bambino che venga, più una cripta che è stupenda, che ha ti apre proprio le chiavi, allora riesce a integrare il territorio. Che io per esempio ho anche contatto l'Ocea, che è necessario, che devo vedere in qualche modo non ho fatto più stare niente. Però è difficile. Questo non è anche un target di riferimento. È vero quello che dici, che è il target, cioè, può essere molto limitativo, ma tu dici che i target possono essere chi vuole vedere il museo, chi vuole vedere la cripta, chi vuole andare a mangiare a chilometro zero. Però anche i soggetti vogliono fare tutte queste cose, penso che è un target più ampio. Vabbè, ma il target lo puoi decidere, cioè nel senso che qua tu dici devo andare di sabato, devo andare via perché cioè, è quello che non vedi nell'immediato. Ma se tu adotti un approccio esperienziale, ma anche senza adottare un approccio esperienziale, cioè il target non è niente, io posso dire tutti quelli di Londra. Cioè nel senso, non decidi tu, ma la terra c'è cioè, un'altra target, vuol dire quella roba lì, poi come chiami quel target, come lo definisci, come ti interessa definirlo, è un'altra roba. Cioè la situazione famiglia ha bisogno delle facility in comune, tutte le famiglie con bambini piccoli hanno tutte, che gli piace pregare, che gli piace andare al mare, hanno tutte lo stesso problema, il fasciatoio, il prezzo, lo spazio, il tempo, le caffè, quindi quella roba lì, allora lì ti è utile chiamare famiglie. Nel momento in cui vuoi capire che tipo di esperienza vogliono vivere, questa è un'altra roba, però voglio dire che il target è quella roba lì, significa caratteristiche, cioè definire per caratteristiche relativamente omogenea dei bisogni, funziona dei bisogni, quindi quella roba lì, un target, cioè tutti quelli altri sono probabilmente 70 per me sono un target, capito? Per le, che ne so, tutti quelli che hanno una gamba rotta sono il target delle stampelle, cioè lì lo definisci tu sulla base dei tuoi bisogni che sono quello che tu fai. Come lo usi quel target? Ma anche perché nel suo tu vuoi, cioè vuoi fare una cosa diversa, tu non vuoi ampliare il pubblico. Il tuo obiettivo non è portare più persone, è trovare le persone giuste per l'offerta giusta e metterle in collegamento. È tutta un'altra roba. No, ma non sto dicendo che non è una cosa bellissima, sto dicendo che non c'entra proprio desiderio per quello. No,
un concetto stesso di ampliamento del pubblico, cioè anche questo fosse marketing, sì. Turistico, ripeto. No, ma a me sembra molto carino questo, cioè comunque che appunto struttura da, è una delle applicazioni della centratura sull'utente, che della progettazione centrata sull'utente, che di fatto cioè, è quella cosa che fa il museo quando scrive hai bisogno di questo, hai bisogno di quello, hai, sei ispirato, hai voglia di fare quest'altro, hai voglia di fare quest'altro qui, hai voglia di pensare, hai voglia di riflettere, hai voglia di ridere, hai voglia di parlare, tutte queste cose. Però qua, sì, l'ultima cosa, secondo me le cose si possono cambiare. Cioè adesso che stiamo vedendo, cioè tu l'avevi dal lato tuo, spesso dal lato mio, certo. Però comunque sia, se c'è un museo che offre un'offerta, quell'offerta perché non può essere un'offerta esperienziale per una famiglia? Cavolo, ma c'è. Come anche un'associazione o una cooperativa o qualsiasi cosa che va, cioè, ma non lo so, anche un evento particolare può essere comunque visto anche come un'offerta esperienziale. Quindi secondo me un certo nesso c'è tra la cultura e il turismo, c'è sempre. No, no, ma quello c'è, la questione è l'approccio esperienziale dovrebbe valere per qualunque marketing modernamente, minimamente accettato, contemporaneo. Cioè, che le persone vivano esperienze e cerchino esperienze e taglino il proprio modo nel mondo, scegliano in base al fatto di cercare esperienze, è una roba dell'evoluzione della società contemporanea. Certo. Quindi siamo noi che siamo indietrissimo, capito? Sì, tutta l'Italia e il resto del mondo che è evidente. Quindi su questo, che l'approccio sia questo e che poi questo possa mettere in connessione con, dal punto di vista invece dell'audience development come processo, è che è il punto di vista di un operatore che ha un suo contenuto che deve portare a delle persone, è diverso perché lui deve, attraverso un approccio esperienziale, una visione del marketing moderno, una targetizzazione non fatta come nel 1960 che il mondo è un po' cambiato, eccetera eccetera eccetera, raggiunge dei propri obiettivi, però l'audience development è un'altra roba, cioè c'entra nella misura in cui c'entra il marketing, però come processo effettivamente non è centrato su questa roba qua, ce ne rendiamo conto adesso parlandone, però è centrata su un soggetto che ha come obiettivo conoscere i bisogni delle persone per coinvolgerle e allargare e intensificare e diversificare la sua capacità di fruizione. Poi secondo me sguardi come i tuoi possono essere molto interessanti perché regalano punti di vista che un operatore culturale non ha, cioè tu sai vedere l'esperienza dove l'altro vede solo un'offerta e quindi con questo puoi regalare, capito, tagli diversi e possibilità di connessioni diverse, che però appunto è un'altra cosa, per cui niente, mi spiace. No news for you. Comunque, vi faccio qualche esempio di analisi che ha permesso di contattare i target scelti in alcuni casi. Così vedete un po' com'erano. Target anziani, un grosso problema, target in crescita, tasso di scolarizzazione basso, fruizione museale bassissima, fruizione culturale in generale bassissima. E a Torino qualche anno fa abbiamo fatto un progetto, no, non io, un'indagine conoscitiva per capire dove stavano i punti, dove stavano i problemi, cioè identificare le barriere d'accesso e rimuoverle. Quindi sono andati dei volontari nei centri anziani, hanno intervistato più di 1000 persone che frequentavano i centri anziani, quindi comunque persone anziane ma ancora relativamente attive, che uscivano di casa, per capire dove stavano i problemi. Da questa roba sono emersi il problema dell'affaticamento fisico, della sicurezza, del timore ad uscire, il fatto che apprezzassero molto anche più di altri target, come al solito quando fai lavori sull'accessibilità finisce che fai una roba per tutti, loro volevano il momento conviviale dopo, cioè per loro se non finiva con un tè o un bicchiere di vino non era un'esperienza, doveva finire intorno a un tavolino, capito? E quindi questa roba si è fatta così e visto che il problema era spostarsi, perché anche se non era un problema oggettivo, per loro era una barriera psicologica forte quella di prendere un mezzo, attraversare la città, andare, fare, anche voglio dire su distanze davvero
risibili per altre fasce di età, però dal loro punto di vista era una barriera forte. Allora hanno organizzato dei, hanno cercato una sponsorizzazione per quella roba lì, hanno organizzato dei pullman con delle robe misurate apposta, con delle visite che non duravano più di mezz'ora, che dopo avevano una pausa, mettendo sedie da tutte le parti, e questa cosa ha funzionato bene. Ovviamente dopo è finita lì. Bastava poco per tenerla viva questa roba, cioè adesso a parte il pulmino, bastava poco. Potevi andare a fare delle cose lì che li agganciavano, potevi chiedere a loro delle loro esperienze, potevi chiedere di portarti qualcosa, capito? Potevi farlo, si poteva, non l'hanno fatto. Non per cattiveria, ma sempre per mancanza di, in qualche modo, visione strategica, cioè non che non ci fosse l'intenzione, però... C'è la roba che si può, queste sono tutte robe che potete scaricare. Questa qua è la ricerca che invece avevamo fatto con gli adolescenti a Modena, che ti dicono cose come questa, che la guida devi stare attento a non guardarla negli occhi, se no non ti molla più. Guardate che queste cose sono preziose come l'uomo, ma quale questionario mai ti dirà una roba così? Perché ti fa sorridere, però allo stesso tempo ti dà anche proprio quel senso lì, capito, del conflitto. Cioè loro sono in trincea sempre con questi cattivi che gli vogliono insegnare qualcosa loro malgrado. E quindi questa roba, e guardate, questa roba dell'apprendimento intenzionale, che per gli adolescenti è un vero problema, perché sennò per loro è scuola. Tu fai un'attività stupenda, loro si divertono un casino, se alla fine gli fai un questionario è già fottuto tutto, perché loro lo fanno immediatamente rientrare nell'esperienza a scuole, categorizzano così e ciao, basta, non sei più una roba divertente, sei una roba educativa. Quindi c'erano due che si parlavano tra di loro e dicevano, due ragazzi, gli scambi tra di loro sono eccezionali, valgono oro proprio. E uno gli diceva, sì vabbè, ma guarda, ma tu se guardi un film sulla Seconda Guerra Mondiale qualcosa impari. Ma la mia intenzione mica è quella. Cioè, sì che imparo, ma non è che voglio imparare, non sia mai. Però, sì, è vero, qualcosa imparo. Però questa roba proprio ti dice, capito? Cioè, loro non è che non sono curiosi delle cose nuove, che non vogliono che nessuno gliele insegni, quindi fargliele scoprire è l'unico modo. In questo modo capisci tantissime cose della loro relazione, del problema che la guida non deve essere una guida, ma deve essere uno di loro, del problema che le attività che fanno devono essere... non unidirezionali, ma in qualche modo basate sullo scambio, il peer-to-peer, eccetera. Sono cose non da poco. C'è chi fa audience development facendo... C'è un museo a Francoforte in cui fanno una specie di summer school d'estate. Hanno capito che gli adolescenti non ci andranno mai. Fatto pace con questa cosa, hanno detto facciamo che almeno usano questi spazi come un posto fighissimo dove fanno delle cose in cui si divertono da pazzi e che da grandi se lo ricorderanno, e fanno una summer school di orientamento in cui i ragazzi vanno per una settimana, dormono nei sacchi a pelle, si divertono come pazzi e provano a fare 100 mestieri diversi, e loro vedono come si fa, cosa si fa, perché l'unica roba che interessa un adolescente è capire di cosa è capace. Non lo sa, vuole saperlo, ha paura, non ha i mezzi, nessuno gli dà in mano una pialla per vedere se sarà capace di fare il carpentiere. Loro lo fanno. È un museo, eh? Un museo, una gipsoteca, cioè, roba seria. Non mi ricordo assolutamente quale museo fosse. Era fuori Italia, sembra in Belgio, in Germania, beh, non so, tanto sta c'era questo museo dove ai bambini mi hanno fatto fare le attività didattiche, erano ludiche e didattiche, cioè tramite recupero di materiali da riciclo li facevano realizzare degli oggetti con le scuole all'interno del museo. Quindi all'interno del museo c'era tutta una realtà laboratoriale che coinvolgeva i ragazzi per capire quindi il museo in maniera diretta, quindi erano loro in realtà che contribuivano all'allestimento del prodotto che c'era all'interno del museo, che erano già molto carina. In parte al Centro Paul Klee, dove fanno attività educative spiritiste, al Centro Paul Klee di Basilea fanno, in Berna, fanno tantissime attività educative per i ragazzi, che sono tutte fatte, una parte sotto, praticamente è più quello che la collezione greca è enorme in per sé, però poi le cose le spongono e sono lì fuori, le vedi e sono lì fuori, perché è un educativo fortissimo. Comunque se volete ce n'è una allestita al Museo Storico Archeologico, cultura romana, e dare esclusivamente ai bambini di quinta elementare, collaborazione con il
però appunto fino ai 10 anni è un conto, poi dai 14 ai 19 non mi trovi a impastare DAS, c'ha ragione, scusa, a 15 anni se questa iniziativa può essere bellissima e coinvolge moltissimo, però sono ancora bambini, per gli adolescenti bisogna invece pensarsi dell'altro, qualcosa che abbia valore per loro, sì. Che può voler dire che ne ha pochissimo per il museo, cioè di solito, o gli insegni, cioè non so, fai fare un corso da videomaker, per cui questi imparano a montare dei video veramente invece di farsi sti teaser orrendi con i cellulari, allora insegnali a fare un cavolo di video, come si monta, come si sceneggia, come si fa, e glielo insegni sulle tue collezioni. Ah, loro, cioè lì dentro ci vengono, ci vogliono bene, è roba loro, fanno un concorso, gli metti l'elemento competitivo, gli metti a lavorare a squadre, capace pure che si divertono, non è che diventano il tuo pubblico di domani, ma hai piazzato un semino, che il museo è pure un posto dove ci si può divertire, perché ci si fanno cose, nella misura in cui assomiglia più a un centro culturale che a un museo, ti fa lavorare sulle sue collezioni sperando che un domani questa roba passi. Questa roba è in qualche modo lì, ci sta con gli adolescenti, non c'è. Ovviamente aspettiamo che diventi Ci sta benissimo che lì ci sta benissimo che lì ci si faccia delle cose su di loro, però su quelle che funzionano partono sempre dai loro bisogni. Loro hanno bisogno di avere esperienze altamente socializzanti in cui si risolvono i loro problemi. Chi sono? Di cosa sono capace? Cosa farò da grande? Sono abbastanza figo? Cioè, queste sono le domande, non ci scappi. E tutte le ricerche sugli adolescenti, che tu le faccia all'Australian Museum, che tu le faccia a Canicattì, bene o male, non so se è bello o brutto, dicono le stesse cose. Portano agli stessi risultati, perché come fattor comune in quell'età c'è quella roba lì. Poi ci sono tutte le diversità del mondo, ovviamente. Come il fattor comune dell'anziano, fa fatica a spostarsi, vederci poco e stancarsi tanto, c'è un'età in cui le questioni cruciali sono quelle lì, poi da noi soprattutto, cioè le cose le fai insieme agli altri non esistono neanche. Io ho un'esperienza freschissima a proposito appunto del coinvolgimento di liceali. Io la scorsa settimana ho avuto un gruppo misto di studenti in un liceo scientifico di Lecce e loro ospiti, studenti della società, un liceo olandese, c'era cioè un gemellaggio, li hanno portati a visitare il museo storico-astronomico dell'università. A quel punto io, per rendere la visita non passiva come al solito, ho proposto agli insegnanti di coinvolgere gli studenti italiani, in maniera che diventassero loro guida, no, per i loro ospiti stranieri, renderli. Però ecco, questa cosa è riuscita in parte, nel senso che i ragazzi del liceo di Lecce hanno un po' subito questa, sono stati costretti dagli insegnanti a imparare a memoria una sintesi dei contenuti che io avevo passato alle insegnanti, per cui io sono rimasta, cioè, non avevo modo di, infatti, perché purtroppo i tempi erano strettissimi, però mi rendo conto che era fatto. Il problema di queste cose è che non sono solo, cioè sono controproducenti, cioè per questi ragazzi adesso il bollino al museo, cioè il museo è tutta la parte di adozione invece è una cosa più seria, sono tutti progetti, tu servisco, tu prendi un oggetto, lo scegli tu tra quelli che ti propongono. Tutto il progetto, no? Di partnership con questi colleghi.
ancora la notizia, è tutto basato su questa cosa, su questa cosa, c'è un'opposizione da parte dei docenti, no? Che la scuola è una brutta bestia, sì. Non si può, cioè quello proprio è, infatti fare progetti con la scuola giustamente è un grosso problema, perché ci sono bambini piccoli, tra l'altro non viene lì, è l'insegnante motivato che esce fuori, nonostante i gemmini, nonostante i gemmini, voglio dire, già ti trovi uno che mediamente affronta delle difficoltà, perché bisogna essere in due, non ci sono più le copresenze, uno ci va volontario, insomma, quindi già, e l'insegnante elementare ha già un'altra, ma dopo è puro sadismo. L'insegnante giusto con cui avere a che fare, perché ho visto per esempio un'occasione delle giornate di primavera che fai, dove vengono fatte una serie di attività ai ragazzi, non gli viene imposto a Cicerone, allora non viene imposto di imparare a memoria quello che devono fare, ma fanno fare un lavoro di ricerca poi finalizzato alla guida. Io ho visto tantissimi ragazzi, non una parte, ma di tutte le decine di ragazzi che partecipavano, hanno fatto anche con un po' di divertimento, quindi sicuramente gli insegnanti li parlavano da un approccio completamente sbagliato. Qui il problema era anche di lingua, no? Perché i ragazzi dovevano parlare in inglese ai loro colleghi olandesi. Sì, poi tutti quanti tra l'altro, sia gli olandesi sia gli... No, vabbè, questo ovviamente era... Io ci ho provato, però devo dire che no. No, è che per lavorare bene con gli adolescenti purtroppo bisognerebbe prescindere dalla scuola, oppure trovare proprio l'insegnante. Perché se lavori con la scuola comunque passi da lì, sei quella bestia lì. I mediatori in questo caso sono stati terribili. Con gli adolescenti infatti il vero problema è la casa. Il senso a questa esperienza. Sì, completamente passato di là. Immagino sì, questo è io lavoravo anche con un professoressa, era il liceo artistico di Firenze e sono venuti ad avere questa strada che mostra sull'arte contemporanea giapponese e loro, la maggior parte di loro era attentissima alla disabilità, c'era anche cioè, i ragazzetti che stavano dove stavano io, stavano lì a chiacchierare, però cioè, la maggior parte era molto attenta. No, ma perché, perché sono intelligenti. Dipende dall'istituto, ma anche i bambini, io lavoro con l'animazione, diciamo, i bambini già li conosciamo dalla scuola, cioè appena li vediamo, diciamo, ma tu sei di questa scuola, tu sei da... cioè abbiamo imparato a riconoscere le scuole che vengono solo dal gioco, solo da come si approcciano al gioco. Sappiamo già, diciamo, ma tu vieni da quella scuola, tu vieni... perché ogni bambino è educato in modo diverso, anche nel gioco. C'è il bambino che ti ascolta, c'è il bambino che ha voglia di fare quello che vuole perché magari ha questa imposizione a scuola e poi quindi alla testa vuole essere libero di fare quello che vuole perché dice non è da scuola. E anche nelle guide, cioè quando si fa guida, cioè dipende dall'adolescente e non... Sì, che la questione del bambino che rispetto all'adolescente lui non ha ancora maturato diffidenza nei confronti dell'adulto, pensa ancora che l'adulto sia autorevole. Cioè addirittura un ragazzo qui dicendo è tornato da me e mi ha detto complimenti per come ti sei approcciato a noi, per dire, ed era un ragazzo quindicenne. Figurati, portatelo a casa sto complimento. No, veramente, tienitelo perché è importante, sì, la gratificazione. Se no, se la scolaresca è tornata a dirtelo vuol dire che... Però anche loro hanno avuto l'approccio diverso con me, nel senso che la classe vuol dire che era pronta, no? Ed era un quindicenne, non era un bambino. Per dire. Il bambino non pensa che dovete fare i complimenti da per scontato, perché è grande che fa. L'adolescente sente bisogno di dire che sei stato, perché lui lo sa cosa vuol dire avere dei cani come insegnanti. Purtroppo ci accorgiamo di come sono educati i bambini. E quindi, cioè, sia nel gioco che nella proporre la cultura è importante anche da dove provengo. Famiglia, scuola. No, ma poi anche lì appunto c'è l'insegnante motivatissimo, c'è quello che non aspetta altro andarsi a fare la pausa, lui si fa una paglia fuori mentre parcheggia i ragazzi dentro, quindi c'è anche lì e c'è tutta un'antropologia su sta roba che uno si può studiare. Però resta il fatto che se passi dalla scuola la difficoltà è importante, se non passi dalla scuola agganciarli è praticamente impossibile, ma comunque quando li agganci devi fare quello che è rilevante per loro. Dal momento che sei un'istituzione educativa, formativa, per quanto di educazione non formale,
rispetto ad altri luoghi, in qualche modo sparti già col piede sbagliato. Quindi se vuoi beccare su quel target lì, devi lavorare su quello che è rilevante per loro. Sì. Questo lo devi fare con tutti i target, però cioè, per gli adolescenti è più vero che mai, perché non hai il bagaglio. Però per dire la ricerca cosa serve, no? Perché tu con questa roba hai gli strumenti per impostare delle cose, che se no non li avresti. Allora, non c'è bisogno che tutti facciano i focus group con gli adolescenti, cioè leggi 5 ricerche uscite, ci provi e vai. E fai un po', parli un po' con chi ci lavora, parli un po' con quelli che stanno nei centri, insomma in qualche modo. A volte le attività stesse permettono di verificare, no? E quindi l'anno successivo riprogrammare. Ecco perché serve fare valutazione in modo incrementale, perché se no tu non saprai mai, cioè dove non sapresti che i percorsi funzionano bene o dove non funzionano bene, se non avessi avuto la valutazione alla fine. E per tutti è la stessa cosa. No, magari anche la consulenza della. La prossima volta non darà questo grado di interagire con gli insegnanti. No, c'è anche un po' il problema che a volte ti arrivano tra capo e collo e tu devi fargli fare qualche cosa e tempo dici piuttosto che niente faccio qualcosa. Però sapere dove stanno le trappole per fare impossibile per scardinare la volta prossima che arriva un progetto di scambio interculturale serve. Qua per esempio l'hanno fatto invece il Seattle Art Museum, ha fatto tutto con interviste e l'ha fatto su diversi target in modo sistematico, cioè loro hanno fatto tutto un report pubblicatissimo sui diversi pubblici, sugli esiti delle interviste, su come li hanno fatti, su cosa se ne sono fatti, su come usarli. Questi per dire hanno aperto poi anche il Seattle Asian Art Museum. Anche dopo questo lavoro qua, hanno aperto un museo a parte per gli asiatici, comunità asiatica. Allora, c'è solo una serie di specificità con le quali non vi sto ad annoiare perché poi ve le guardate e sono le 7, che bene o male sono quelle che sono venute fuori adesso, rispetto per esempio agli anziani, rispetto ai giovani, rispetto alle famiglie. Su cui c'è anche qui, che poi vi linko molte cose pubblicate, per cui appunto non ha bisogno di reinventare l'acqua calda. La stragrande maggioranza delle informazioni esistono già perché le raccolte l'Istat, esistono già perché le ricerche le hanno fatte gli altri musei, esistono già da tante, esistono già perché ce le avete interne, i dati di affluenza, i picchi stagionali, il libro visite, cioè avete un sacco di elementi per avere dei dati interni o esterni ma secondari già raccolti che non vi richiedono di mettervi a fare analisi, però il fatto di disporne, di leggerli, di pensarci è l'unica cosa che vi mette in condizioni di fare bene dopo. Diciamo in generale per chi non è pubblico queste sono le cose che funzionano abbastanza, diciamo. Domani facciamo così, vediamo un po' di, parliamo un po' delle robe partecipative, dove funzionano, dove no, come farle, vediamo un po' di esempi e poi vediamo la parte invece tecnica sul questionario nella seconda parte della mattina, in modo che poi per il pomeriggio ce l'avete fresca per l'esercitazione, così avete un po' di tips in testa su come strutturarli. Poi vabbè, ci divideremo per gruppi, secondo me almeno 4, perché non ci vorrebbero più di 4-5 persone per gruppo per costruire un questionario fatto bene che eviti i casini usuali e produca il migliore dei risultati possibili. Facciamo così. Grazie a voi della pazienza.